Ciao, namaste. In questo nuovo video voglio proporti una brevissima sequenza per allungare tutta la tua colonna vertebrale ed alleviare eventuali dolori alla tua schiena. Ricorda, lo yoga non è una soluzione curativa al mal di schiena, ma è una soluzione preventiva. Quindi magari introduci questa pratica nella tua ginnastica quotidiana se non vuoi più soffrire di mal di schiena. Se invece hai forti dolori in questa parte del corpo, magari evita di praticare e rivolgiti ad uno specialista. Sul mio canale troverai già dei video dedicati alla schiena, di cui ti lascio il link qui sopra e sotto nell'info box. Si tratta di un video di yoga ristorativo molto dolce e gentile e un video invece di power yoga proprio per rafforzare le lombari, le dorsali e anche la parte superiore appunto della tua schiena. In questo caso invece andremo a vedere una sequenza proprio per andare ad allungare e quindi a stretchare dolcemente le diverse parti della colonna vertebrale. Tutto quello che dovrai fare è respirare calmamente, ascoltare il tuo respiro ed ascoltare il tuo corpo. Qualora sentirai dei dolori eccessivamente forti, esci subito da quella posizione ed evita di praticarla. Quello che dovrai sentire invece è una sensazione di sollievo e di gentile stretching. Questo video è dedicato ad una mia allieva che mi ha chiesto esplicitamente una sequenza per alleviare i dolori alla schiena e prevenirli e spero dunque che questa sequenza, questa breve pratica le sarà utile. Come sarà utile a lei, spero che sarà utile anche a tutti voi. Se è sì, non esitate a lasciare un bel like o a farmelo sapere qui sotto nei commenti al video. E non esitate di iscrivervi al mio canale YouTube per rimanere aggiornati sui prossimi tutorial. Grazie ancora per seguirmi, buon yoga per la schiena a tutti, namaste! Ci mettiamo in ginocchio sul nostro tappetino e se possibile recuperiamo una pallina da tennis piuttosto gonfia che ci servirà per una posizione finale. Se non abbiamo a disposizione una pallina da tennis non è un problema. Piano piano ci stendiamo a terra con la pancia a terra e facciamo un cuscino con le nostre mani sulle quali poggeremo la nostra fronte. In questa posizione mi rilasso un attimo, porto l'attenzione alla mia colonna vertebrale e immagino la colonna come se fosse un tubo d'aria dove scorre l'aria che respiro. Quindi all'inspiro immagino l'aria che sale dal coccige fino alla cima della testa e all'espiro l'aria che invece scende dalla cima della testa fino al coccige. Poi porto a terra solo il dorso di un piede, in questo caso della mia gamba e del mio piede sinistro, e ad ogni ispiro spingo la mia gamba e il piede sinistro verso la parete dietro di me ed espirando lascio andare. La mia gamba non si stacca dal tappetino, ma l'idea qui è di farla strusciare a terra proprio per allungarla ad ogni ispiro il più possibile e all'espiro lasciare andare. Ripeti questo esercizio per 5 e 6 volte al ritmo del tuo respiro. Una volta che avrai terminato, riporta le dita del piede sinistro a terra, ascolta un attimo le sensazioni del tuo corpo e quando sarai pronta, porto il dorso del piede destro a terra e fai la stessa cosa. Ad ogni ispiro allungo la gamba destra verso la parete dietro di me e all'espiro lascio andare. Ripeto l'esercizio per 5-6 volte, lo stesso numero di ripetizioni che avrò fatto sull'altra gamba. Una volta che avrò terminato, riporto le dita del piede destro a terra e ascolto le sensazioni. Per sciogliere la parte bassa della mia schiena, posso flettere le gambe e far cadere le caviglie prima da un lato e poi dall'altro. Poi mi fermo un attimino al centro, fletto qui la mia gamba sinistra e estendo il mio braccio sinistro di fronte a me, avendo cura di portare la tempia e l'orecchio destro a terra. Posso restare tranquillamente in questa postura, altrimenti posso sollevarmi leggermente, aiutandomi con la mano destra, inserire la mano sinistra e tutto il braccio sinistro sotto la mia ascella destra e rimanere in quest'altra posizione. Da qui, piano piano, mi aiuto e vado ad aprire il braccio destro verso sinistra per andare in una torsione semplice. Qui do priorità alle mie spalle che andranno a terra sul tappetino. Se il ginocchio della gamba flessa si stacca da terra, posso aiutarmi con la mano corrispondente per riavvicinarlo delicatamente verso la terra. Ma l'importante è che spalle e collo siano tranquillamente adagiati a terra. Respiro calmamente, resto nella posa tutto il tempo di cui ho bisogno e tutto il tempo che mi fa piacere. Poi stendo anche il mio braccio destro a terra e piano piano ritorno nella posizione iniziale.
Da qui mi vado a sistemare nuovamente con la pancia a terra e andiamo a fare la stessa postura dall'altro lato. Quindi in questo caso stendo il braccio destro e fletto la gamba destra, avendo cura di portare l'orecchio sinistro a terra. Posso rimanere tranquillamente in questa posizione, oppure piano piano posso far passare il mio braccio sinistro sotto il braccio destro, poggiando bene la tempia e l'orecchio sinistro a terra. Sto per un attimo in questa posizione e quando me la sento mi aprirò per andare in una torsione, quindi il mio braccio destro lo fletterò leggermente, porterò il gomito all'altezza della spalla destra e andrò nella torsione. Come al solito, qui la priorità è assoluta alle mie spalle, al mio gomito, che rimarranno appunto a terra e cerco di rilassarmi il più possibile nella posizione. Ad ogni espiro lascio andare. E ad ogni ispiro immagino di fare entrare energia nuova all'interno del mio corpo e della mia spina dorsale. Piano piano, espirando, ritorno nuovamente su di un lato e infine pancia a terra, mani sotto la testa e ascolto un attimo le mie sensazioni. Da qui vado nella posizione della sfinge, quindi porto i miei gomiti sotto le mie spalle. Se le lombari sono troppo strette, se mi sento le lombari che sono troppo compresse in questa posizione, posso portare le mani leggermente in avanti. Da qui, espirando, guardo verso l'ombelico, inarco bene lo spazio tra le due scapole e inspirando guardo la linea dell'orizzonte. Ad ogni ispiro inarca, guarda l'ombelico e ad ogni ispiro guarda di fronte a te. Se è disponibile, poi ad ogni ispiro vai a guardare il tallone della gamba opposta. Quindi ruoto il mio sguardo fino a guardare il tallone del piede opposto che si trova dietro di me. Altrimenti continuo a fare l'esercizio precedente. Poi da qui, se è disponibile, con un ispiro cerco di stendere bene le mie braccia, mantenendo le spalle basse e lontane dalle orecchie. E piano piano, espirando, riporto i gomiti a terra, la mia fronte va a terra, faccio dei pugni con le mani che vado a portare sotto le creste iliache per dare sollievo alla mia colonna. Oppure ancora una volta posso flettere le gambe e lasciar cadere le mie caviglie prima a destra e poi a sinistra, sempre per dare sollievo alla parte lombare che è stata leggermente compressa con le precedenti asana. Poi posiziono bene le mani sotto le mie spalle e vado prima in quadrupedia, mi sistemo bene nel mio tappetino ed espirando vado un attimo in balasana, quindi posizione del bambino. Se la fronte non dovesse arrivare a terra, faccio dei pugni con le mie mani, uno o due pugni, per poggiare la fronte sopra i miei pugni. Altrimenti rimango tranquillamente nella posizione di balasana, mi sistemo bene, lasciando che i glutei si rilassino sui talloni, le cosce sui polpacci, busto e petto sulle cosce. Poi piano piano porto le mani all'altezza delle ginocchia e inspirando srotolo la mia schiena verso l'alto, testa e spalle le ultime a salire. Da qui ci portiamo sulla lunga del nostro tappetino, quindi in ginocchio al centro del nostro tappetino. Se abbiamo bisogno di un cuscino, possiamo sistemare un cuscino su un ginocchio e poi portare a terra il piede dell'altra gamba, in questo caso è il piede della mia gamba sinistra, con il ginocchio in linea con l'anca opposta. Una volta che mi sarò sistemata bene, sollevo in questo caso il braccio sinistro e ad ogni espiro vado verso destra, quindi faccio una flessione laterale. Inspira, torna al centro ed espira, vai verso destra. Senti tutta la parte sinistra della tua schiena e del tuo fianco che si allungano. Poi piano piano, espirando, riporto l'altro ginocchio a terra, se ho bisogno di sistemare il cuscino lo sistemo. In questo caso porto il mio piede destro a terra sul tappetino, ginocchio destro in linea con l'anca sinistra, sollevo il mio braccio sinistro e ad ogni espiro vado verso destra, avendo cura di sentire bene tutto il fianco sinistro che si allunga. E poi piano piano, ispirando, ritorniamo sul nostro tappetino e questa volta ci andiamo ad accomodare con la schiena a terra. Quindi mi stendo bene a terra, incrocio le mie mani dietro la zona occipitale, quindi in quella zona in cui sentiamo lo scalino tra il nostro cranio e l'inizio della nuca. Qui sposto bene la mia testa e i miei gomiti verso la mia sinistra. E anche i miei piedi tutti a sinistra. Vado a formare una sorta di mezzaluna. Per intensificare, posso incrociare il piede sinistro sul piede destro.
e sto in questa posizione. Il bacino e il busto sono centrali, il mio corpo forma come una curva. Poi piano piano, ispirando, ritorno al centro e vado a fare la stessa cosa dall'altro lato. In questa posizione devo assicurarmi che entrambe le scapole, entrambe le spalle, entrambi i gomiti siano belli a terra sul tappetino. E solo allora potrò andare ad intensificare un pochino la posizione cercando di incrociare una caviglia sopra l'altra. Il mento è leggermente rientrato, mi rilasso completamente e respiro calmamente. Poi piano piano ritorniamo al centro, riportiamo le braccia lungo i fianchi, portiamo i piedi a terra e poi li stacchiamo. Qui vado a portare la mia caviglia sinistra sul ginocchio destro, allontano un pochettino il ginocchio sinistro da me e incrocio le mie mani dietro la coscia destra. E qui vado a dondolare a destra e a sinistra per massaggiare la parte bassa della mia schiena e al tempo stesso lavorare sull'apertura delle anche e sullo stretching dell'ilio psoas. Il mento è sempre rientrato e il mio respiro è calmo e regolare. Poi da qui incrocio la gamba sinistra sulla gamba destra, porto le braccia a candelabro con i gomiti all'altezza delle spalle e faccio scendere le mie gambe verso destra, opzione di guardare dalla parte opposta e di portare la mia mano destra sul ginocchio sinistro. E rimango nella postura, respirando sempre in maniera calma e tranquilla. Piano piano, ispirando, ritorno al centro e cambio, quindi porterò la caviglia destra sul ginocchio sinistro, incrocerò le mie mani dietro la coscia sinistra e vado a dondolare a destra e a sinistra per un pochino di sollievo, sempre nella zona bassa della mia schiena. Mi raccomando, il mento sempre rientrato e le spalle lontane dalle orecchie. Poi piano piano porterò le mie braccia a candelabro, gomiti all'altezza delle spalle a terra e lascerò cadere le mie ginocchia da un lato. Mi sistemo bene e guardo dal lato opposto. Ad ogni espiro immagino di allungare bene tutta la colonna e all'ispiro immagino di far entrare nuova energia nel mio corpo e lungo tutta la mia colonna vertebrale. Poi piano piano, ispirando, ritorno al centro, allungo prima una gamba e poi l'altra. Mi sistemo bene al centro del mio tappetino, sposto tutto ciò che mi può dare fastidio e qui portiamo le braccia oltre la nostra testa, avendo cura sempre di poggiare bene la zona occipitale a terra ed avere il mento rientrato. Da qui spingo il mio piede destro verso la parete di fronte a me e la mia mano sinistra verso la parete dietro di me e faccio la stessa cosa con il braccio e la gamba inversi. Sostanzialmente quindi mi vado ad allungare sulle due diagonali del corpo. Ad ogni ispiro allungo il braccio destro e la gamba sinistra nelle due direzioni opposte, espirando lascio andare e all'ispiro seguente faccio la stessa cosa sull'altra diagonale. Poi abbraccio le mie gambe, qui faccio dei piccoli cerchietti per andare a massaggiare tutta la zona intorno al sacro, sia in un senso di rotazione che nell'altro senso di rotazione. Poi pongo le mie mani sulle ginocchia, metto bene i piedi a martello e immagino di fare come dei cerchietti con le mie ginocchia, prima in un senso di rotazione e poi nell'altro senso di rotazione. Qui il piede a martello mi aiuta a circoscrivere un pochettino la larghezza del movimento e quindi ad evitare eventuali dolori all'interno coscia e alle anche. Poi nuovamente qui porto le mie braccia a candelabro, quindi gomiti all'altezza delle spalle a terra e faccio cadere le mie ginocchia prima a destra e a sinistra, completando il movimento guardando dalla parte opposta. Infine, se avevo una pallina a portata di mano, la recuperiamo e la portiamo sotto ad un gluteo. Quindi la sistemo proprio al centro del gluteo. Il piede della gamba opposta rimane sul tappetino.
e mi porto con gli avambracci a terra. Qui cerco una zona dove il contatto con la pallina può farmi sorgere delle tensioni o comunque una zona che sento particolarmente contratta e ci rimango sopra per un po'. Opzione piano piano, se voglio, di scendere anche con le spalle a terra per sentire un maggior contatto del gluteo con la pallina. Posso muovermi un pochettino avanti e indietro e quando sono pronta provo ad andare giù, sempre con la zona occipitale bella appoggiata a terra. Se la pallina si sposta, mi rifiuto per sistemarla bene e qui mi lascio andare con il peso di tutto il mio corpo sulla pallina, immaginando come se fosse una pallina di gelato e quindi immaginando che piano piano anche la tensione che mi crea sotto il gluteo andrà sciogliendosi proprio come una pallina di gelato. Farò la stessa cosa dall'altra parte, quindi prima mi porto sugli avambracci, mi sistemo bene, posso fare dei movimenti, posso portare la pianta del piede opposta a terra. Poi, quando avrò trovato un punto di particolare tensione, posso provare ad andare a terra con le spalle, la testa, risistemare bene la pallina e poi stendere entrambe le gambe e rimanere per un momento con la pallina sotto l'altro gluteo. Se si sposta, mi prendo tutto il tempo necessario per sistemarla bene. Il lavoro con la pallina ci aiuterà ad alleviare e a prevenire tutti i dolori, come ad esempio la sciatica, quindi quei dolori, che prevedono l'infiammazione di alcuni nervi, non solo della struttura articolare della nostra schiena. Poi toglierò la pallina dal gluteo e potrò rimanere finalmente in Shavasana per un rilassamento finale. Opzione qui di continuare la pratica con il mio video di rilassamento guidato, di cui ti lascio il link sotto nell'info box e qui in alto a destra. Grazie per avermi seguito. Se questo video ti sarà stato utile, non esitare a lasciare un bel like o ad iscriverti al mio canale. Namaste.